Buonasera e benvenuti per questo nuovo appuntamento che il Museo della Grafica dedica alla Russia tra letteratura, arte e musica, insieme al Centro Studi Il Mondo Russo dell'Università di Pisa e quindi del collega il professor Stefano Garzonio, che sarà qui con me stasera. Ad accogliere un evento, devo dire, davvero straordinario, che ci riempie di veramente di grande soddisfazione, di grande piacere, proprio per l'autorevolezza degli ospiti, per la bellezza del tema che andremo a trattare stasera. Io porto i saluti anche della nostra presidente, la professoressa Virginia Mancini, e con lei dell'amministrazione comunale, e ringrazio il sistema museale di Ateneo, la professoressa Chiara Bodei, per tutto il supporto e la condivisione di questo progetto, insieme al polo multimediale dell'Ateneo, in particolare a Vladimiro D'Angella, che ci assiste stasera nella regia. Continuiamo quindi questi incontri in streaming, devo dire. Ripeto, stasera davvero eccezionale. Quando abbiamo visto col Stefano Garzonio a inizio anno aprirsi alla Biblioteca Braidenzia, la Sale Braidenzia di Milano, la mostra Tempi terribili, libri belli, subito abbiamo pensato: beh, una mostra fantastica, bisogna assolutamente presentarla anche a Pisa, proprio nel contesto di questi incontri con la Russia. Il titolo, prima di tutto, ci ha colpito, un titolo bellissimo, ma qui davvero sono sicuro che c'entri molto anche proprio il direttore James Bradburn, direttore della biblioteca e della Pinacoteca di Brera, che mi fa piacere ricordare proprio anche nel suo incarico a Palazzo Strozzi, devo dire, in cui ci ha svelato anche, ci ha rivelato queste davvero connessioni tra l'arte dei grandi e l'arte dei piccoli, questo modo di comunicare anche un argomento e un punto di vista su cui davvero ha davvero fatto cose molto belle e molto importanti, a mio avviso, proprio a Palazzo Strozzi, e la sta ripetendo proprio a Brera. E non solo, ho visto ora un altro evento su Gianni Rodari, sui 100 anni di Gianni Rodari, quindi davvero iniziative bellissime. Questa, ripeto, già dal titolo, fantastico, Tempi terribili, libri belli, quanto mai appropriato, davvero i libri belli ci possono salvare, ci possono far dimenticare i tempi terribili. E sicuramente l'hanno fatto in altri periodi storici e difatti, no, sulla mostra non dico nulla, non anticipo nulla. Per noi è davvero un grande piacere, un grande onore poterla raccontare anche qui a Pisa, questa dimensione virtuale che per certi aspetti ci stanca, ci impegna, ma per tanti altri aspetti davvero ci consente dei viaggi e delle occasioni di emozioni davvero straordinarie. Per questo torno a ringraziare davvero di cuore, da parte dell'Ateneo, da parte del museo, da parte dell'amministrazione comunale, James Bradburn per il grande onore che ci fa stasera. Ringrazio con lui la curatrice della mostra, di questa splendida mostra, Federica Rossi, storica dell'arte e dell'architettura del Kunsthistorisches Institut di Firenze e dell'Università di Firenze, per essere qui con noi, e naturalmente Stefano Garzonio, che con me coordina questo incontro, e do subito la parola a James Bradburn. Grazie tantissimo, veramente. Non possiamo dimenticare che viviamo adesso, stiamo sperimentando tutti i tempi terribili anche noi e speriamo che stiamo in grado di creare non soltanto libri belli, però eventi belli. Grazie tanto per l'invito, è per me un onore e un privilegio di parlare di queste mostre, però soprattutto anche di parlare della sua rilevanza, della sua contemporaneità. La prima cosa che dobbiamo chiedere, infatti, è perché questa mostra?
Voi vedete tutte le mie slides? Sì? Ok. Perché la mostra è nata infatti di una trasformazione che stiamo facendo alla Biblioteca Potenza. La Biblioteca Potenza è una delle più grandi e più importanti biblioteche nazionali, dopo Roma e Firenze, forse la terza biblioteca nazionale. Ha le varie collezioni molto importanti, era fondata da Maria Teresa Habsburg. Però per anni è veramente divenuto una biblioteca molto apprezzata dagli studenti e dagli studiosi, però la biblioteca, oppure forse meglio, le biblioteche sono veramente minacciate negli ultimi anni. Sono minacciate da una politica culturale che posta molta attenzione sul turismo, turismo di massa, e gli istituti che non hanno partecipato a questa logica di portare turismo, perché non c'è infatti un grande turismo di biblioteca, e io sono molto grato per questo. Però è ovvio che i musei, io sono anche direttore generale del Pinacoteca di Brera, è ovvio che il museo ha ricevuto molta attenzione, anche molto sostegno economico, mentre le biblioteche in questo paese sono state asfissiate. Quindi questa mostra fa parte di una campagna di sensibilizzazione, di mostrare quanto sono importanti le biblioteche, quanto è importante la lettura e quanto alla fine è importante la lettura anche per i più giovani. Quindi questo fa parte di una valorizzazione di una nuova collezione e segnala una politica di nuovo acquisto di collezione. E punta sul scopo fondamentale di una biblioteca di fare la ricerca. La Bredenza ha già dei libri periodici per bambini e giovani, un'estensiva collezione dei periodici degli anni 30, una collezione importante della letteratura per infanzia del Novecento. Abbiamo già un programma con la Biblioteca Fantastica che punta sui libri d'artisti. In questo caso è un programma fatto insieme con le classi per lasciare bambini fare dei libri d'artista anche loro. Il libro d'artista ha un ruolo importante nella biblioteca. So, oltre nostra collezione, come ovviamente le lettere di Manzoni, abbiamo l'archivio manzoniano che è molto importante, abbiamo recentemente acquistato le librerie di Umberto Eco, però oltre a questa collezione abbiamo un focus su libri d'artista e le bambini. Abbiamo appena nel novembre creato un centro internazionale di ricerca sulla cultura dell'infanzia, perché io sono personalmente convinto che adesso, soprattutto adesso, in un momento molto difficile per il paese, per il mondo, provocato da questa pandemia, è un momento di tornare allo sguardo del bambino, non soltanto di insegnarli, però imparare dai bambini, imparare le loro competenze, le loro idee, la loro maniera di sperimentare un mondo in cui loro vanno a crescere. Molto anni dopo siamo noi usciti dal palcoscenico. Abbiamo creato un nuovo spazio per le attività educative per i bambini, basato anche sulla creazione dei libri d'artista nella biblioteca, che questa è anche una novità. E per me è molto importante di porre sull'agenzia le competenze e i diritti dei bambini, come è questo legame. Se voi pensate che ho perso il filo, il legame con i libri per bambini sovietici, soprattutto degli anni 20, prima dell'inizio della repressione stalinista in 1934, che è culminato in 1938 con il terrore, è molto importante di guardare, di non immaginare che siamo i primi a confrontare tempi terribili. Siamo noi, stiamo vivendo tempi terribili e dobbiamo anche imparare dai altri che per loro erano anche molto contemporanei. Quindi questo titolo, io devo dire, è un bellissimo titolo. Io devo anche riconoscere che in un senso è un titolo rubato. È
sottotitolo in inglese di un bellissimo libro che si chiama Dentro l'arcobaleno, Inside the Rainbow, che parlava infatti della casa editrice Raduga o Arcobaleno, che ha fatto alcuni negli anni 20 soprattutto dei migliori libri per bambini. E io sono stato colpito da questa giustificazione delle due momenti, un tempo che era, se legge il diario di Mandelstam, di Nadia Mandelstam, se legge il diario di Zhukovsky, se legge le racconti di Meyerhold, era un tempo molto, molto problematico, però allo stesso tempo era un momento in cui era la nascita di un nuovo mondo, una nuova visione, una visione che era molto ottimista, è venuto dopo la guerra, la prima guerra mondiale, dopo la rivoluzione, dopo una guerra civile di una ferocità e una brutalità incredibile. So, quindi con la doppia visione, soprattutto la visione di Lenin stesso e la sua moglie, Nadezhda Krupska, era questa visione dell'alfabetismo, l'importanza che il nuovo mondo sovietico dovrebbe avere un popolo che leggeva, che perché quando all'inizio del Novecento erano un enorme 60-70% in analfabeto, e questo è cambiato massicciamente. So, quindi Lenin da sopra e la sua moglie, che dopo la morte di Lenin ha gestito il Ministero dell'Educazione, in effetto, ha puntato sull'alfabetismo. Stalin aveva altre idee. Stalin aveva l'idea che la chiave era industrializzazione o elettrificazione, REM, rivoluzione, elettrificazione e pace, rivoluzione, elettrificazione e MIR, era piuttosto un credo stalinista rappresentato dal piano quinquennale. Era una forte tensione comunque fra le tradizioni, fra le pratiche di creare un nuovo nuova letteratura per bambini. E questo è un aspetto che è rilevato nella mostra, fra la fantasia, fra la creatività, l'autonomia del bambino, rappresentato da autori come Zhukovsky, che come Gianni Rodari, infatti, era uno dei rari autori per bambini che ascoltava attentamente i bambini stessi. Altro autore per bambini, ugualmente fantastici, pensiamo a Daniel Harms, per esempio, non era conosciuto per il suo ascolto dei bambini. Infatti lui ha detto che non amava i bambini, però lui amava la lingua e amava le possibilità della lingua. Zhukovsky, all'altro lato, adorava i bambini e scriveva su una base fantastica. Contrapposta a questa era la crescente importanza di formare una nuova generazione di russi, dei bambini russi, di essere lavoratori, di lavorare giorno e notte, di essere partecipante nella creazione di un mondo socialistico e comunista. E questa era una voce che includevano la voce di Nadezhda Krupska, che ha voluto che questa letteratura per bambini sia molto didattica e toccava alla realtà socialista e non alla fantasia. Questa mostra comincia con tutto, infatti, una coincidenza che è successa durante il lockdown. Durante il lockdown, cercando un libro io per illustrare la lettura, infatti, di Mojdodir, di Zhukovsky, io dovevo trovare un copia originale e io trovavo un antiquariato. E parlando con questo venditore di libri rari, che è una delle mie passioni, io ho scoperto che lei era custode di una collezione che era infatti in vendita di 257 libri sovietici. Però parlando con questa persona, io ho detto, ma
cosa voleva la proprietaria? Non siamo in grado di comprare tanti libri, sono abbastanza cari. E lei ha detto, ma infatti la proprietaria, in questo caso Susan McQuail, mi ha detto che lei voglia soltanto averli valorizzati, perché adesso sono a casa e sono in scatolone e nessuno le vede. E lei trovava, dopo la morte del suo marito, un po' triste. E quindi io ho detto, ma se lei voglia valorizzarli, ma dove meglio che una biblioteca nazionale? Lei potrebbe donarli. Non pensando in nessun momento che lei sarebbe, la proprietaria sarebbe d'accordo. Infatti, lei è stato d'accordo. E tutto durante il lockdown, io non ho mai visto né l'antiquariato né la proprietaria. Abbiamo accordato la donazione di questi 257 libri sovietici per bambini, accettato con la condizione, con l'impegno e con la gioia di valorizzarli. Quindi abbiamo pensato di questa collezione Adler, che era la testimonianza di un appena 3 anni passato in l'Unione Sovietica, di 2 giovani architetti, Hans Edward Adler e la sua futura moglie, Hedwig Feldman, che sono incontrati a Mosca quando sono andate per costruire, aiutare i russi a costruire le nuove città socialistiche. E quindi tutti questi libri sono stati messi insieme, collezionati nell'arco degli stessi 3 anni, a parte alcune eccezioni fatte dopo. E quindi rappresentano un snapshot, una fotografia, non soltanto dei loro gusti come architetti, perché mancano per esempio grandi classici, mancano Crocodile, manca alcuni classici di Marshak, però ci sono altri che sono adesso quasi sconosciuti. Forse il più importante è il fatto che 85 di questi libri sono in ucraino e 3 sono in Yiddish. Gli Adler, giovani architetti, vede ottimisti socialisti, chiaramente convinti dell'esperimento socialista. Lui era ebreo e quando sono tornato in Germania in 1933, il mondo è cambiato anche lì per peggio e sono andato via finalmente in Inghilterra con la loro vita, grazie a una serie di circostanze, in 1939. La mostra finisce con i diversi momenti fortuiti, in questo caso le figurine, sculture di terracotta dipinte che provengono dalla collezione privata della nostra curatrice, però messo insieme con un libro che le descrive perfettamente. Io concludo, non brevemente, però concludo con il fatto che adesso, nel momento, nei tempi terribili in cui ci troviamo noi, con una strategia diversa, non possiamo accontentarsi più di fare una mostra come strumento di valorizzazione, perché, come voi vedete, è una mostra bellissima, assolutamente rivoluzionaria, se voglia, per una biblioteca, però è invisibile al pubblico adesso e è stato aperto per appena 2 settimane fra 2 zone rosse. Quindi non possiamo vedere i libri. E questo ha suggerito tempo fa che infatti dobbiamo adottare una strategia di ogni mostra dovrebbe essere sviluppato con un componente accessibile 24 ore su 7 online. Quindi questa mostra esiste anche su una piattaforma che si chiama Brera Plus. Brera Plus è accessibile a tutti, gratuita, breraplus.org, e abbina infatti le caratteristiche di una mostra, di una narrativa, un documentario, con la possibilità di esplorare il contenuto. Io non so se voi avete la parte sonora. Può confermare che sento o no? Qualcuno può...
No, confermiamo. No, ok, no. Ok, io vado avanti senza. Questa è l'introduzione di questo documentario, che infatti è un documentario molto potente, che mostra la collezione Adler. L'idea del documentario è di andare avanti come un documentario normale, però a preciso momento nella storia è possibile stoppare, fermare il documentario, esplorare un contenuto online approfondito, approfondire l'esplorazione. Quindi è possibile, per esempio, sfogliare le opere online, oppure scegliere qualsiasi delle opere che sono tutte digitalizzate già e sfogliarli, alcune con traduzione, alcune no, però tutta la collezione è disponibile di condividere in una maniera che assomiglia alla mostra stessa. Abbiamo fatto anche un bellissimo librino della mostra, scritto maggiormente da Federica Rossi, la curatrice, e è disponibile a coreani.com. I temi trattati sono diversi e questi sono i temi che io preferisco dare la parola alla curatrice della mostra, Federica Rossi, di approfondire tutti i temi che sono trattati nella mostra. Però io vi consiglio caldamente di andare su www.brerraplus.org, iscrivervi e dopo godere tutta la mostra. Ci sono sette ore di interviste con i russi che hanno vissuto, infatti, gli anni 30, le nipote di Marshak, le persone che hanno conosciuto Osip Mandelstam. C'è una ricchezza nel Brera Plus che è veramente eccezionale. Io passo la parola al rispettato collega, devo ringraziare di cuore a Federico Rossi per il suo impegno che andava oltre la sua attesa facendo questa bella mostra. Bene. Bene. Io ringrazio moltissimo, ringrazio James Redmond per queste parole così generose nei miei confronti, ma anche Stefano Borzogno per questo incontro di oggi. Mi fa particolarmente piacere essere qui a illustrarvi i contenuti di questa mostra dal titolo appunto Tempi Terribili, Libri Belli, che vuole essere appunto la presentazione della collezione Adler. Come ha già detto James Redmond, il valore di questa collezione sta anche nel fatto di essere stata raccolta in un lasso di tempo molto breve, e soprattutto è una collezione che racconta libri che sono stati pubblicati prevalentemente tra l'inizio degli anni 20 e il 1933, una stagione interessantissima del libro per bambini in anni cruciali di grandissima vitalità artistica, in anni di mostre di libri per bambini in giro per l'Europa. I libri per bambini videro una grandissima, una straordinaria stagione creativa, che è proprio testimoniata dalle opere della collezione Adler. Questi volumi furono creati da artisti che avevano assimilato la lezione dell'avanguardia, e per questo abbiamo intitolato il nostro incontro di oggi Avanguardia per bambini. Cos'è l'avanguardia? È una tendenza artistica che si distacca radicalmente dalla tradizione accademica ottocentesca e in questo caso si applica alla creazione del libro per l'infanzia, innovando completamente questo genere, dando un'importanza chiave anche alla qualità artistica del manufatto librario. Nonostante in quegli anni le copertine fossero per lo più di carta, relativamente leggera, e le edizioni in fondo risultassero poco costosi, proprio la vivacità dei colori, le scelte compositive, le studiate geometrie e la fantasia nell'uso dei caratteri calligrafici riuscivano a creare opere vivaci, capaci di infondere una grande allegria e dare fiducia nel futuro, nonché stimolare la fantasia dei bambini.
molti libri invitavano il bambino anche a creare, a tagliare, a colorare, insomma, lo coinvolgevano nel processo creativo. Per presentare questa mostra vi ho segnato qui le varie storie che cerchiamo di raccontare. Una prima storia che vogliamo raccontare attraverso questa mostra è la storia dell'Unione Sovietica attraverso i libri per bambini. Qui vedete tre copertine, va detto che tutti noi sappiamo come il 1917 segni in maniera importante tutta la storia non solo dell'Unione Sovietica ma anche del Novecento, con una rivoluzione politica, con Lenin che arriva al potere e Lenin diventa anche il nuovo eroe dei racconti per bambini. E qui vedete un Lenin sopra un elefante, un Lenin che ormai è in India, in quest'ottica di comunismo internazionale, di un'internazionale comunista. Qui Lenin, la statua di Lenin per l'esattezza è osannata dagli indiani che osannano Lenin come nostro padre. Ma i libri per bambini raccontano anche proprio la storia dell'ascesa al potere di Lenin, e qui vedete un'illustrazione di Valentin Kurdov dove i bianchi stanno, con l'insegna ancora zarista, stanno combattendo i rossi che poi prenderanno il potere. Al centro del nuovo corso c'è ovviamente l'operaio, c'è ovviamente il lavoro, e questo libro di Marshak, La lavagna della competizione del 31, illustrato da Vladimir Lebedev, mostra proprio l'operaio modello, l'operaio che riesce a superare tutti i record. Anche in italiano noi diciamo stacanovista, stacanovista da Stakhanov, quell'operaio modello che superava tutti i record. Ecco, questi sono i nuovi temi di cui parlano anche i libri per bambini, e quindi ecco un modo di raccontare la storia dell'Unione Sovietica attraverso i libri per bambini. Ma come già diceva James Bradmore, la collezione Adler è una collezione molto personale, fatta da due architetti che arrivano in Unione Sovietica nel 1930 per costruire un nuovo mondo, per costruire le nuove città sovietiche. E qui vedete come ci parlino di loro, nel senso che, come vi aveva già detto il direttore, Hans è di origini ebraiche, e quindi abbiamo dei libri in Yiddish come questo, La fabbrica parla. Un'importante parte di questa collezione è fatta da libri pubblicati in Ucraina, e qui ne vedete uno, e va detto che anche questa collezione così importante di libri ucraini o ucraini, insomma, è sicuramente legata alle origini ebraiche di Hans, perché in quel momento la cultura ebraica e quella ucraina erano strettamente legate. Gli Adler non solo collezionarono libri per bambini, ma mandarono anche lettere a casa, e anche queste furono donate da poco tempo fa alla Bride Dance. Anche questo è un momento molto importante, perché sono lettere preziose, e questo libro, questa copertina del libro Pochta, cioè posta, testimonia proprio questo viaggiare sia dei libri che delle lettere degli Adler. Ma gli Adler erano architetti modernisti che cercavano di proporre uno stile nuovo che avrebbe cambiato lo stile di vita, e quello che vedete qui è una selezione di alcuni dei volumi che parlano di architettura, e questo fa capire quanto la collezione parli di chi l'ha raccolta. Gli Adler architetti collezionano libri che ad esempio si intitolano, uno dei libri si intitola Un inno alla costruzione, quindi un inno alla loro professione. Qui in particolare invece vedete un libro sul planetario di Mosca, un edificio importante che era stato creato grazie alla collaborazione tra architetti tedeschi e architetti sovietici.
un'opera molto importante, tant'è che Vladimir Majakovskij, il famoso poeta, aveva scritto: ogni proletario deve vedere il planetario. La nuova architettura è visibile in questi libri per bambini. Qui vi ho messo una delle pagine di un racconto di Valodia il trattorista, e qui vedete un villaggio della campagna ucraina dove la scuola, il nuovo edificio, ormai in stile costruttivista, si staglia, contrasta con tutta la campagna, con le costruzioni tradizionali. La scuola, l'istruzione, viene portata in tutta l'Unione Sovietica, creerà nuove generazioni istruite, e come vedete anche la nuova architettura fa parte della retorica di queste fiabe per i nuovi bambini sovietici. Gli Adler furono per un periodo a Mosca, ma di punto in bianco, il 30 gennaio del 1932, l'architetto Ernst Mayr, cioè il responsabile della squadra dove lavoravano gli Adler, fu licenziato. Siamo in quei repentini cambiamenti dell'epoca staliniana, fu licenziato perché si disse non aveva capito come progettare le città socialiste del tipo che il nuovo governo sovietico aveva previsto. Ma gli Adler decisero di non tornare in Germania, ma al contrario accettarono un contratto indipendente per la costruzione di Stalinabad, l'attuale Dushanbe, capitale del Tagikistan. E di questo parlano anche i libri. Qui vedete una serie di libri sull'Asia sovietica, dove loro vissero per un periodo, facendo un viaggio in treno di 5 giorni da Mosca verso est. Infatti arrivarono a Stalinabad e lì si sentivano, come noi sappiamo dalle lettere, più liberi, e fu un periodo felice della loro vita, che poi appunto finì, come diceva già il direttore James Bradburn. Ma questa mostra vuole raccontare sì la storia degli Adler, ma anche la storia dell'editoria tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del XX secolo. Per questo motivo in mostra, oltre a libri della collezione Adler, esponiamo libri precedenti fatti all'inizio del Novecento o a fine Ottocento, proprio per mostrare questa grande rivoluzione, questa fioritura dell'editoria sovietica degli anni 20-30, debitrice della lezione dell'avanguardia. Qui al centro vedete una copertina del libro intitolato «Вчерай сегодня», «Ieri e oggi», e vedete come ieri sia in bianco e nero e l'oggi sia a colori, proprio per questa idea di radioso futuro, di felicità verso il futuro. L'avanguardia ha influenzato moltissimo questi libri, e qui, proprio per darvi un'idea di questo, vi ho messo un famosissimo manifesto di Elisitsky del 1920, Batti bianchi con il cuneo rosso, a confronto con uno dei tanti libri della collezione Adler, che si chiama Stampini, dove appunto i bambini sono chiamati a creare degli stampini ritagliando le figure che vedete qui, e così anche visivamente si riesce a cogliere proprio quanto l'avanguardia abbia influenzato il modo di far lavorare i bambini, di dare una nuova creatività all'infanzia. Tante sono le storie che si possono raccontare partendo dalla collezione Adler. Io qui ne menzionerò soltanto alcune. Una a cui tengo particolarmente è la storia di Viera Ermolaeva, che è ben rappresentata nella collezione Adler. Viera Ermolaeva è uno dei grandi artisti di questa stagione. Lei aveva succeduto Marc Chagall nella direzione della Scuola Popolare d'Arte di Vitebsk, un grandissimo centro dell'elaborazione dell'avanguardia sovietica e in particolare del suprematismo, e qui vedete alcune delle copertine che lei ha decorato.
la storia di Viera è una storia tragica, di nobili origini, con un incidente che la costrinse a camminare con le stampelle per tutta la vita. Nel 1935 venne arrestata e nel 1937 venne uccisa in quanto ritenuta dannosa per lo Stato sovietico. Ma qui vedete invece la gioia delle sue copertine, dove libri come Carta e forbici o Di carta senza colla invitano i bambini a creare, a ritagliare, a fare della creatività parte della propria infanzia. Tra i grandi artisti presenti in collezione Adler vi sono opere di Alexandre Deineka, uno dei maggiori artisti sovietici, che qui vedete come illustratore di storie che raccontano l'evento dell'elettricità, l'elettricità sulla quale puntava moltissimo lo stesso Vladimir Ilyich Lenin, che nel 1920 disse: comunismo è il potere sovietico più l'elettrificazione di tutto il paese. Deineka lavora per i bambini, qui vedete la copertina, una delle pagine di un libro che si intitola La parata dell'Armata Rossa, e come vedete quello che lui elabora, gli stilemi elaborati per i bambini nel 1930, ritornano anche in una delle sue opere più famose, che è la decorazione a mosaico della stazione Mayakovskaya del metrò di Mosca. E quindi questo dialogo fra le arti, dal libro per bambini al metrò, anche di questo si può parlare partendo dalla collezione Adler. Una collezione appunto molto molto ricca, ma in mostra abbiamo deciso di rappresentare artisti che non sono presenti nella collezione, come Kuzma Petrov-Votkin, e da collezioni private abbiamo scelto ad esempio quest'opera Indovinelli del 25. Volevamo che Kuzma Petrov-Votkin fosse presente come uno dei grandi artisti della dell'epoca sovietica, ma anche come un artista che trae ispirazione da Pietro della Francesca, Pietro della Francesca che è uno degli artisti con il quale si identifica la Pinacoteca di Brera, e quindi ci sembrava particolarmente interessante fare vedere anche l'opera di questo maestro a confronto con altri grandi artisti invece rappresentati in collezione Adler. Come vi dicevo, in epoca sovietica abbiamo nuovi eroi, abbiamo visto Lenin come eroe delle fiabe per bambini, abbiamo visto l'operaio, prima vi ho fatto vedere l'elettricista come nuovo eroe delle fiabe per bambini, che ad esempio qui salva tutti da un blackout. Ma rimangono anche i grandi classici, e qui ve ne mostro solo due, Tolstoi e Kipling, in edizioni sovietiche di grande rilevanza estetica, ad esempio con illustrazione di Favorsky o di Sternberg, due grandi maestri del periodo. Tra i grandi scrittori, ovviamente, non potevo non menzionare Vladimir Mayakovsky, che è presente con, ad esempio, il suo libro Che cosa è bene, che cosa è male. Ma mi servo di questo libro di Mayakovsky, delle copertine del libro di Mayakovsky in due edizioni, una del 1930 e una del 1943, per farvi vedere la grande frattura fra l'illustrazione di stampo avanguardista della collezione Adler e il successivo affermarsi del realismo socialista, a partire soprattutto dalla seconda metà degli anni 30. Queste due edizioni, pubblicate appunto nel 30 e nel 43, presentano grandi differenze. Nell'edizione del 43, voi vedete, sono spariti i colori squillanti delle avanguardie, la tipica asimmetria che conferisce espressività. Il dinamismo della composizione avanguardista lascia qui il posto a una composizione assiale, centrale, sia per i caratteri calligrafici che per il disegno. E questo è un po' esemplificativo di quello che succede, di questa grande frattura che segnerà un cambiamento di passo nel mondo dell'editoria per bambini e non solo in quello. Ma
Per chiudere una presentazione così di questa mostra, voglio ricordare che è una mostra in cui abbiamo cercato di esporre libri, ma non solo. Come diceva James Bradburn, da diverse collezioni private, noi abbiamo chiesto degli oggetti che a nostro avviso fossero rappresentativi. In particolare sono molto contenta che si siano potute esporre le spille della collezione Sandretti che parlano dell'importanza dell'educazione. È un tema di grande attualità proprio ai nostri giorni, quando scuola e Covid sono un tema al centro dell'attenzione del dibattito pubblico. Lenin aveva capito che per cambiare la mentalità delle persone, i comportamenti della società, bisogna puntare sui più giovani. Noi possiamo non essere d'accordo con i principi che hanno guidato i leader sovietici, ma a circa 100 anni di distanza, educare le nuove generazioni è ancora la ricetta più efficace che conosciamo per cambiare quello che riteniamo vada modificato nella nostra società. E anche a noi servirà, penso, il contributo dei migliori artisti e anche a noi servirà l'allegria, i colori squillanti che qui vedete nei libri, ma anche nei giocattoli popolari russi, in questo caso le terracotte di Viatsk, esposte in mostra, in quanto vi sono anche album che raccontano la storia di questo giocattolo. Sono giocattoli e libri che vogliono dare allegria, infondere fiducia e di questo forse anche noi oggi abbiamo particolarmente bisogno. Io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola al professor Stefano Garzogno che sono molto contenta sia qui questa sera. Anch'io sono molto contento di essere qui e di avere avuto la possibilità di vedere questa, di assistere a questa presentazione e devo dire che sono anche colpito del modo nel quale questa collezione è stata presentata, con una serie di approcci tematici che mi sembrano molto azzeccati, molto appropriati. Vedo che naturalmente da quello che ho visto adesso che siamo di fronte ad una collezione di grande pregio e di grande rilievo e forse un unicum in Italia che quindi deve in qualche modo rallegrarci e spero che appunto questo sia l'inizio di uno studio, di un approfondimento più ampio di questa tematica, la tematica della letteratura per l'infanzia, che è un genere letterario che di per sé è ispirato e legato ad un approccio sincretico, dove accanto al testo esistono le illustrazioni, e esiste dunque uno spirito più generale che va al di là della semplice parola. Tuttavia, ecco, devo anche dire che questa raccolta evidenzia la grande ricchezza della tradizione letteraria per l'infanzia in Russia, nella Russia sovietica, naturalmente in primo luogo, visto che gli autori che abbiamo testé visto sono autori sovietici, da Mayakovsky a Marshak, a Chukovsky. In generale esiste una tradizione molto, molto importante che per esempio è legata anche all'opera di scrittori che in partenza non erano propriamente, come possiamo dire, ispirati o legati al tema dell'infanzia, come Harms, Wiedenski e in generale gli Abiruti, che trovarono poi nel libro per l'infanzia una via per esprimersi, visto che era impossibile pubblicare le opere propriamente letterarie e propriamente diciamo di letteratura alta che volevano presentare. Accanto ai libri certamente c'è anche da notare che esiste una ricchissima produzione periodica per l'infanzia che ha avuto una lunga tradizione e che proprio negli anni 20 si è ben collegata, ha avuto, si è ben sposata con le innovazioni
di carattere artistico che caratterizzano le avanguardie, avanguardie che d'altra parte nascano prima della rivoluzione e non a caso troviamo esempi anche di letteratura per l'infanzia con illustrazioni e quindi un grande sviluppo di questa tendenza anche nella letteratura russa dell'immigrazione, che non dobbiamo dimenticare e che fa, diciamo, da contraltare, ma conferma, penso, Bilibin, per esempio, quindi conferma la grande la ricchezza, ecco, di quella tradizione che certamente risale ancora alla letteratura e alla cultura del modernismo, alla cultura della cosiddetta epoca d'argento. Ho notato la presenza di alcuni classici, come appunto Lev Tolstoi. Credo che, anzi sono sicuro, che in quegli stessi anni si diffondessero anche testi legati alla tradizione popolare, alla tradizione della scasca, cioè della fiaba, che naturalmente aveva anche nell'ideologia sovietica un forte apprezzamento legato al carattere popolare e anche proletario anni terribili, forse si pensava allo stalinismo. In realtà siamo ancora in una fase precedente a quella delle grandi purghe, e questi erano comunque anni terribili per l'infanzia. Sono gli anni dopo la rivoluzione e negli anni della guerra civile, e poi per molti anni, per almeno un decennio se non più, in realtà gli ultimi fenomeni sono presenti ancora negli anni 30, inizio anni 40, sono gli anni questi dei Biesprisorni, cioè di tutti questi orfani e bambini che la guerra aveva gettato nelle strade e che hanno portato fra l'altro ad un'opera di educazione e una ricerca pedagogica molto ampia e importante in Russia. Basti pensare a Makarenko, e che hanno anche dato luogo a interventi importanti nelle arti, in particolar modo nella cinematografia. Penso al famoso libro Putiovka, al famoso film Putiovka v Zhizn. Questi libri si inseriscono in un discorso più generale di recupero delle generazioni più giovani, dei bambini, degli adolescenti, che sono un recupero che quindi aveva sì da un lato l'idea che la nuova società dovesse crearsi, fondarsi sui giovani, ma aveva anche l'esigenza di trovare, di recuperare questi giovani perduti negli anni, appunto, negli anni della guerra e della rivoluzione. Ecco, cosa ancora? Devo dire che naturalmente la mostra presenta forse gli aspetti da un punto di vista artistico più interessanti, perché sono gli anni delle avanguardie, gli anni del collegamento dell'arte editoriale sovietica con appunto le ricerche formali più interessanti delle nuove tendenze. Successivamente abbiamo visto, in epoca più tarda, con l'affermarsi del realismo socialista, questa tradizione si spegne, si entra in un periodo più grigio dal punto di vista editoriale. Però va detto che la tradizione per l'infanzia, dei libri per l'infanzia, continua ampiamente anche nei decenni successivi, e in particolar modo dopo la retorica del periodo nel quale si ringraziava Stalin per la felice infanzia. Dopo questo periodo si ha una ripresa sicura anche negli anni 50 e 60, e direi che quindi la tradizione letteraria, e non solo letteraria ma anche artistica, editoriale, riprende ampiamente. Vorrei notare una cosa, che per esempio è la Russia il paese dove Gianni Rodari ha avuto il più grande successo all'estero,
Tanto è vero che diciamo, la gran parte delle opere di Gianni Brodari tradotte in russo sono diventate ormai dei classici per la gioventù, per l'infanzia russa e lo rimangono fino ad oggi. Quindi c'è una particolare tradizione, malgrado le difficoltà, malgrado gli anni terribili, e questa mostra mi sembra che dia uno sguardo d'insieme molto interessante sulla genesi e sull'affermazione di questa tradizione, che poi continua nei decenni successivi. Con questo penso di avere così concluso il mio intervento, e sarei contento adesso se ci fossero domande da parte del pubblico o altri interventi per approfondire un tema così interessante. Beh, vedo il pubblico appunto che sta seguendo con grande interesse. Beh, io volevo soltanto tornare a sottolineare la bellezza delle storie che Jess Bradburn e Federica Rossi ci hanno raccontato, storie che parlano certo di immagini, di illustrazione, ma parlano di architettura, di editori, di storia al femminile, questo è talmente ricco quindi come serbatoio di emozioni, ed è bellissima la storia iniziale della mostra, che parte da questa valigia che si apre e come uno scrigno disvela tesori straordinari. Ma quello che mi faceva piacere anche sottolineare sono la bellezza delle modalità del racconto. In questo davvero il direttore Jess Bradburn ci ha detto delle cose estremamente importanti, a mio avviso, soprattutto in questo momento: le strategie del racconto, le strategie narrative dei contesti museali, delle biblioteche. Qui davvero è quella cosa che avete fatto alla Dry Dance e che state facendo a breve è davvero straordinaria. La rete in questo davvero ci può dare strumenti importanti, e per questo organizzare le narrazioni in questo modo è davvero una lezione di metodo, e questo io torno a sottolineare il nostro ringraziamento per questa occasione. Non è solo la bellezza dei racconti, è come i racconti si trasmettono, si diffondono, e questa è stata anche questa una bellissima lezione stasera. Quindi davvero grazie. Se posso aggiungere, so se posso aggiungere qualcosa, volevo anche notare che è interessante un altro elemento, che è quello del carattere multilinguistico di queste edizioni. Cioè c'è questo carattere che per esempio che mostra diciamo il senso avanzato di quelli che erano i principi culturali e scusa, qui c'è quelli che sono i principi internazionalisti dell'Unione Sovietica. Quindi ulteriore elemento interessante è la presenza degli stranieri nell'opera di costruzione e di sviluppo dello Stato sovietico, specie in questi anni, la fine degli anni 20 e poi l'inizio degli anni 30, gli stessi italiani furono attivi moltissimo in quel periodo. Quindi ci sono tutta una serie di altri temi e elementi interessanti che si vanno a intrecciare con quello centrale della letteratura per l'infanzia. Bene. Scusa, anche perché è un aspetto molto importante della mostra, di aver rivelato quasi controposto al progetto sovietico di essere una unione di tutte le nazioni, se pensiamo al Kazakhstan, Tagikistan, tutte le Stan, pensiamo della progressiva assorzione anche dei ucraini, però controposta a queste sono le identità nazionali e regionali. E qui abbiamo trovato ancora evidenze ma io direi maggiormente dimenticato. A questo momento molto importante, se pensiamo delle alleanze fra le Kulturliga, che è ebreo,
e le Boychuk, la parte dei Boychukisti, che sono state nazioniste ma da destra, sono due alleati non necessariamente che pensiamo che fossero messi insieme, che hanno fatto una coalizione di rinforzare e rievidenziare l'esistenza nella lingua ucraina, prendendo comunque le teme, ovviamente le teme sono i temi sovietici, le materie base, l'industria, eccetera. Però in questo momento, se pensiamo del futuro di questi due gruppi, che sono stati insieme per un relativamente breve tempo, le bolciukisti, tutto questo gruppo, erano fucilate in 1937. E le maggiori soci della Culture League erano fucilate nel 1952, per ragioni diverse, perché hanno esposto zionismo, hanno esposto una politica che era vista mai, erano fucilate dopo. Però le due che erano insieme, questa storia è poco conosciuta, però adesso, quando vediamo la tensione, lo sviluppo di una politica, non soltanto tensione fra la Russia e l'Ucraina, però la tensione dentro, fra Donbass, fra le indipendentiste nell'Ucraina, la pro-Europa e la pro-Russia, vediamo che questo momento di storia è di interesse basilare e può aiutarci a capire le radici che sono state nascoste, che sono state quasi eliminate, perché questa storia del nazionalismo, dell'identità locale, dopo la Holodomor, dopo la grande famine della prima parte degli anni 30, questa storia è stata un po' sommersa nella narrativa sovietica, sommerso nella grande guerra patriottica. Quindi io vedo qui anche un tesoro, come ho detto, abbiamo aperto un tesoro da Aladino, perché ci sono tracce di memoria, di racconti che testimoniano una storia che era, se non dimenticato, sicuramente sottovalutato. Grazie. Federica, Stefano, volete aggiungere qualcosa? Beh, allora a questo punto io torno. Io aggiungo una singola parola. Sì. Io vorrei soltanto aggiungere un pensiero da lasciare tutto questo completare. Tutti i momenti di rottura sono un momento di grande opportunità, di grande creatività. Vediamo nei libri che vediamo in tutti gli episodi di cui parliamo, una contemporaneità. Viviamo un momento di grande rottura adesso, che non sappiamo come va a finire. Io non so di voi, quanti di voi avete già il vaccino? Io no. Non vediamo noi, come i nostri omologhi, 100 anni fa non hanno visto neanche il prossimo capitolo della storia, però sappiamo tutti istintivamente che momenti di rottura sono momenti in cui possiamo immaginare un futuro diverso, perché il momentum dietro tutte le tradizioni è fermato. È un momento, io credo, per noi tutti di riimmaginare il nostro campo, che sia biblioteca, musei, università, la studia. Possiamo prendere questo momento, io vedo come un momento di estrema contemporaneità e di estrema importanza per noi tutti come cittadini. Io, se posso, vorrei intanto ringraziarvi tutti, poi porre l'accento anche sulla parte asiatica di questa collezione, dell'Asia sovietica, che è un'altra parte molto interessante del viaggio degli Adler, con libri molto attuali. C'è un libro, ad esempio, sul portare o meno il velo, sul perché portare il velo spiegato ai bambini. Ci sono quindi temi attualissimi declinati nel momento sovietico, con anche una lezione forse importante, cioè dare ai bambini il meglio
il meglio possibile, nel senso sono libri che hanno cercato di essere creati con le forze più importanti, cioè artisti di primo livello, sia scrittori che artisti, nel senso designer e illustratori. E quindi questa grande attenzione con un'idea di dare qualità, dare una grandissima qualità estetica e letteraria fin dall'inizio alle persone, cioè non solo al centro l'educazione, ma che educazione, cioè che il meglio dal punto di vista qualitativo, che le migliori professionalità vengano dedicate al settore dell'educazione. È un pensiero che mi sembra non banale in questi giorni e forse è un pensiero sul quale riflettere. Io devo dire ancora grazie, ci state dando tutta una serie di motivi di riflessione e suggestioni davvero molto, molto profonde. Per questo, oltre a vedere cose belle, oltre a parlare di libri belli, abbiamo parlato anche di cose importanti, per cui il ringraziamento allora è ancora maggiore per l'opportunità che ci avete dato. Io se non ci sono altri interventi, vedo molti interventi dei nostri spettatori che sottolineano proprio questo aspetto. Consiglio di seguire Brera Plus proprio per le tante occasioni che ci regala, il fatto di aver condiviso questa iniziativa con noi, con Pisa, con l'Ateneo, con la città, è davvero un motivo di grande gioia e di riconoscenza, profonda riconoscenza. Quindi ringrazio tutti gli intervenuti da parte del museo, dell'Ateneo e della città e di tutti i nostri spettatori, e quindi speriamo di rivederci presto, di ritrovarci presto con Brera e con tutti voi. La mostra è aperta fino al 10 aprile, se passiamo a giallo voi potete vedere, però io non vedo molto probabile, però io vi invito ancora a vedere con tutta una detallissima visita guidata fatta da dottoressa Rossi online su Brera Plus. Quindi adesso è l'unico modo di sperimentarlo, però grazie tanto per l'invito di nuovo. Grazie per l'invito. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.